Ladies and gentlemen, all the young people, this is showtime. Cioè, sono rimasto scioccato io. Che non possiamo noi tifosi della Lazio stare assolutamente con il Tottenham. Quindi ci sono rimasto male io, non posso pensare come ci sono rimasti i giocatori. L'allenatore dopo 20 minuti, cioè finita la partita da 10 minuti, lui sta ancora così. Pochettino si è spaccato l'orologio, qualsiasi orologio gli si è rotto. Sicuramente si è rifatto. Cioè, fine primo tempo 2-0, questo non è, vince 3-2. Comunque ragazzi, le squadre inglesi giocano un altro sport, raga. Dai, raga, cioè, viste queste due semifinali... In Italia veramente scapoli contro ammogliati, ragazzi. Il livello del campionato italiano è di una tristezza e di una bassezza spaventosa. Spaventosa, ragazzi. E comunque, scherzando e ridendo, he's a Brit, smetta. È una questione strettamente inglese, sta finale dei Champions. C'è arrivata quella che ha battuto il Manchester City, perché io pensavo che il City comunque arrivava in finale. Ragazzi, questo ci deve far riflettere, ripeto, il livello del nostro calcio, che vabbè, è lo specchio della nostra nazionale. Fatto sta che questi vanno tutti a 10.000, raga, mio fratello tipo è passato. Vabbè, non ce la sono riuscito. Cioè, spaventosi. Andavano a 2.000, poi quelli a 2-0, 3-2, quell'altro da 3-0 hanno fatto 4 col Barcellona. Cioè, boh. Che Fuentes si è trasferito in Inghilterra? Che ne so. Comunque qualcuno mi ha detto che l'Arsenal aveva già prenotato l'albergo a Madrid, non so se sia vero, spero di no, perché se è vero, no smart, no good, se fanno queste cose, regà, se fanno proprio. Comunque, niente. Domani l'Europa League, che onestamente mette un po' di tristezza, e poi ci sentiamo venerdì per la presentazione della partita, ma che ce sarà presentata. Comunque, dai ragazzi, iscrivetevi al canale, ditemi anche voi cosa ne pensate, voglio bene, eppure se volavo bassi, altri strisciano.